Shabbat Shalom a tutti, vi voglio dare il benvenuto oggi a questa parasha della settimana che si chiama Parasha Vayetze, che vuol dire ed egli partì. E oggi parleremo di angeli in viaggio. Prima di iniziare vorrei aprire questo tempo in preghiera. Abba Padre, ti voglio ringraziare di nuovo per poter essere nella tua presenza e imparare sempre la tua parola, e ti chiedo di insegnarci quello che tu vuoi insegnarci oggi. Io prima di tutti, perché ho bisogno di sempre imparare da te, ti chiedo che questo sia per la tua gloria e che il tuo Ruach HaKodesh, il tuo Spirito Santo, sia a guidarci, e ciò che esca dalla mia bocca non sia dalla mia carne ma da te. Nel nome di Yeshua HaMashiach, Gesù Messia. Amen. Sono Rabbino Harel Fry qui a Perugia e voglio darvi il benvenuto. Oggi leggeremo da Genesi capitolo 28, versetto 10 al 32, versetto 2. Per l'Aftarà, la porzione profetica, leggiamo da Osea capitolo 12, versetti 13 fino al capitolo 14, versetto 10. E poi per il Nuovo Testamento, cioè il De Harasha, leggiamo Matteo, capitolo 3, versetto 13, fino al capitolo 4, versetto 11. Giovanni, capitolo 1, versetti 43 a 51, il capitolo 4, versetti 1 a 26, e per ultimo, secondo Corinzi, capitolo 4, versetti 1 a 6. Io e mia moglie, Lara Bitzin Gabriella, abbiamo speso la mattina oggi leggendo tutti questi passi e studiandoli in profondità. È molto bello, proprio bellissimo, vedere come tutto corrisponde sia fra il cosiddetto Vecchio e il Nuovo Testamento. Iniziamo adesso con il primo versetto di questa parasha, che è Genesi 28, 10. Giacobbe lasciò Beersheba e partì per Haran. Quindi la scorsa settimana, a parasha Toldot, Rebecca e Isacco, cioè Rivka e Yitzchak, hanno avuto due figli gemelli. Giacobbe, che era il preferito di Rebecca, e Esau, che era il preferito da Isacco. La parte della Torah di questa settimana, la porzione, inizia con Giacobbe che lascia Beersheba, cioè che sarebbe Beersheba in italiano, e fugge ad Haran, che sarebbe dove abita lo zio, che cioè la terra della famiglia di sua madre, per scappare dal suo fratello Esau, che lo vuole uccidere appena che muore il padre. Quindi lungo la strada lui si ferma per una notte a dormire usando una pietra come cuscino. E questo mi fa ridere, perché quando stavo a Gerusalemme una volta affittammo un appartamento da una coppia araba cristiana, e il cuscino che io usò, che era di lui, era così ed era molto duro, quasi come un sasso. E io mi sono detto, come fa una persona a usare un cuscino così duro per la testa? Mi faceva proprio male la testa, sia la testa che sembrava proprio che schiacciava la testa, ma il collo, tutto. E dopo mi sono andato a comprare un altro cuscino per me, un cuscino normale. E però quando vedo questo qui, mi rendo conto che è proprio una cosa forse culturale o generazionale, non so che cos'è. Torniamo a quello che parliamo di oggi. In un sogno lui vede una scala che va dalla terra al cielo, con degli angeli di Hashem che salgono e scendono su di essa. Questi angeli sono menzionati per la prima volta in questo passaggio mentre salivano la scala, quindi che potrebbe indicare che hanno sempre accompagnato Giacobbe nel suo viaggio, ok? Stavano sempre a lui e quindi stavano salendo la scala.
quando noi camminiamo nel timore di Adonai, noi possiamo aspettarci, diciamo, che gli angeli ci proteggano dal male. Possono succedere anche cose brutte nella nostra vita, ma quegli angeli faranno in modo che noi non veniamo toccati o meno danneggiati, fatti del male, ok? Potremmo non vederli magari, ma per fede possiamo essere sicuri che anche se siamo senza amici, ok, conoscenze, familiari, umani, durante il viaggio, abbiamo noi questi esseri evangelici che sono invisibili con noi per proteggerci e aiutarci lungo la strada. E questa è una promessa da Hashem. Quindi il sogno di Giacobbe però non finisce con gli angeli. Hashem stesso, Adonai stesso, appare a Giacobbe e si identifica come Adonai, Dio di Abramo, Isacco, padre e nonno di Giacobbe, poiché fu a questi due che Hashem fece la promessa originale. Adesso, per promessa divina, l'eredità del patto è passato anche a Giacobbe. Sta scritto in Genesi 28:13, io sono Adonai, il Dio di tuo padre Abramo e il Dio di Isacco. Darò a te e alla tua discendenza il paese sul quale sei disteso. Notate che qui dice disteso, invece di Abramo aveva detto io ti darò tutto il paese, tutta la terra su cui cammini. Stavolta dice su cui tu sei disteso. Quindi è bello vedere la differenza. Uno cammina e uno dorme. Quindi quelli di noi che sono discendenti di Giacobbe possiamo rivendicare, cioè riprendere questa terra come la nostra eredità, eredità non per nostra volontà, non perché noi siamo chissà che, ma per il decreto divino detto da Hashem. Adesso vorrei parlare di Beit El oppure Betel, che sarebbe la casa di Hashem. Dice in Genesi 28, 17, aveva paura e disse, com'è fantastico questo posto. Questa non è altro che la casa di Hashem, di Dio, Beit Elohim, o Beit El. Quindi questa è la porta del cielo. Quando Giacobbe si sveglia da questo sogno, lui segna il punto erigendo la pietra su cui aveva poggiato la testa. E lui chiama il luogo Beit El, che Beit è casa, El Dio, quindi casa di Dio. In Genesi 28, 19. Di solito noi pensiamo alla casa di Dio, di Hashem, come un luogo di culto all'interno di un edificio. È soltanto un edificio, come questa casa. Quindi, qui vediamo che Hashem non è contento, cioè non è contenuto all'interno o limitato a strutture fisiche. Anzi, verrà il giorno, e fra poco verrà questo giorno, che eliminerà questa cosa falsa, la farsa di questi cosiddetti luoghi di culto che non servono proprio niente tranne per adunarsi. Però c'è stata fatta un'idolatria su questi luoghi, che farà tornare la sua chiesa, il suo corpo nelle case. Anzi, dovrà essere anche fatto in modo segreto. Quindi farà tornare la sua sposa, il suo corpo, come fu all'inizio durante il libro degli Atti, che la semplicità, qualsiasi luogo, signori e signori, fratelli e sorelle, può essere reso sacro dalla presenza di Hashem, come questa casa, si è dedico a questa casa, specialmente questa stanza in cui sto, perché l'abbiamo chiamata la stanza di preghiera, era dedicata soltanto alla lode, la preghiera, l'adorazione, la lettura della parola, basta, non si fa altro qui dentro. Qualche volta vediamo un film qua dentro, può essere un proiettore, però lo usiamo solo per film che ci possono edificare in Yeshua. È molto importante ricordare questo. Dovunque siamo, nella foresta, in un camper, in una tenda, dovunque stai, nella macchina, se
tu sei lì assieme con te e se siete in due in più, ancora meglio. Quello è un luogo santo. Quando Mosè si fermò davanti al roveto ardente, per esempio, Hashem gli ordinò di togliersi i sandali perché si trovava su un suolo sacro. La parola per santo è kadosh, che significa messo da parte per uno scopo speciale, uno scopo santo. Qualsiasi, come ho detto, qualsiasi luogo o spazio separato da Hashem e dalla sua santa presenza può diventare un Bet El nella nostra vita, ok? Adesso vorrei parlare della decima. Sì, parleremo della decima, perché fa parte della Parashah, la porzione santa. Cosa vuol dire? Allora Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio sarà con me e vegherà su di me in questo viaggio, questa pietra che ho eretto come colonna sarà la casa di Dio, Bet El, e di tutto ciò che mi darai, io lo darò a te una decima. Genesi 28, versetti 20 a 22. Questo è un voto che è venuto dal suo cuore. E sta scritto nella Bibbia: Dio, Hashem, ama un donatore allegro, cioè che dà dal suo cuore, non uno che dà per dovere. Però sappiate una cosa, signori e signori, fratelli e sorelle. La decima è biblica. Se Dio, Hashem, è lo stesso ieri e domani, ne parleremo adesso, vuol dire che la sua parola non cambia. Giacobbe fece il voto di dedicare un decimo al servizio di Hashem. Questa è la prima volta che viene menzionato un voto nella Bibbia. Ed è interessante che questo voto di dare la decima sia in risposta alla disposizione di Hashem. Ora, ogni regalo buono e perfetto viene dall'alto. La tua casa, il tuo lavoro, sarai un bravo lavoratore o lavoratrice, ma non vuol dire che quel lavoro l'hai trovato te, te lo sei preso tu. E il Signore te l'ha dato. Ok? Perché se Lui non vuole che lavori, tu puoi fare 100 o 1000 applicazioni per lavoro, non avrai nulla se Lui non apre la porta. Ok? Tutto quello che abbiamo viene da Hashem. Lui è la nostra vera fonte di approvvigionamento, non l'uomo, non te stesso o te stessa, non le nostre capacità o la nostra intelligenza, quelle sono cose anche date da Lui, perché puoi anche perdere l'intelligenza. Io ho conosciuto un uomo per causa della droga, che era un credente dopo, quando lui disse quando si perdeva nella droga, ha perso anche la capacità di pensare e ragionare. Poi quando ha dato la sua vita a Yeshua, Gesù, pian piano ha ripreso tutto. Sì, è vero. Quindi non è il nostro lavoro, non è i nostri investimenti. Lui può usarli per benedirci, per aiutarci, farci vivere, ma è Hashem che provvede tutti i nostri bisogni secondo le sue ricchezze nel Messia, Yeshua. Se avete dubbi, andate a vedere il Filippesi 4, versetto 19. L'unica cosa che lui chiede, con la promessa di un rendimento moltiplicato, è il primo 10% della prosperità con cui lui ci benedice. Dare la decima ci protegge dalla tendenza della carne anche l'avidità. Dice anche che riconosciamo Hashem come la nostra vera fonte e restituiamo ciò che è kadosh, cioè santo, messo a parte, la parte separata delle nostre finanze che ci ha dato in primo luogo. Quel 10%, se lo stai usando per te stesso e te stessa, non è tuo. Stai rubando da Lui. Ok? Stai rubando da Lui. E sta scritto anche nel Nuovo Testamento. Quando Yeshua viene detto: com'è che stiamo rubando da te? Andatelo a leggere voi, vi do un compito. Ok? Esiste Google. Se no, apri la Bibbia e trovalo. Ma perché un decimo? Un decimo del nostro
reddito, perché non 2%, 5%, 15, 20, perché 10? I numeri sono importanti nel giudaismo e possiamo guardare alla storia di Sodoma e Gomorra. Per un indizio, diciamo, quando Abramo intercedette per la salvezza degli abitanti di Sodoma e Gomorra, si arrivò al numero 10. Hashem disse che per il bene dei 10 avrebbe trattenuto il distruttore. Come sappiamo, non ha trovato 10, e quei pochi che erano giusti, diciamo che avevano una famiglia molto particolare, Lot, erano tratti fuori. Di cui la moglie guardò indietro, diventò un pilastro di sale. E poi non parliamo delle due figlie che hanno fatto un atto osceno dopo, però li ha tratti fuori. Ma qui 10 è molto importante. Quindi funziona allo stesso modo nelle nostre finanze. Per il bene di un decimo delle nostre finanze, Hashem promette di trattenere il distruttore dai nostri beni materiali. Se ti stai chiedendo come mai non ce la faccio da un mese all'altro, arrivo a fine mese ma ho già usato tutti i miei soldi la settimana prima. Dove stanno andando i vostri soldi? È un atto di fede. Io ogni mese do non soltanto il 10%, ma anche di più al ministero. Perché voglio essere fedele in ciò che lui mi ha dato. E io non è che ho chissà quanti soldi. Non ho più lavoro neanche al momento. Quindi quel poco che io prendo, 10% minimo, lo do a lui. In obbedienza e fede. Ed è incredibile. Io riesco a vivere. Lui, Hashem, provvede sempre per noi. Ok? Dice Malachia 3:10, porta l'intera decima nel magazzino affinché ci sia cibo nella mia casa. Mettimi alla prova in questo, dice il Signore Onnipotente. E vedrai se non spalancherò le catarate del cielo e non spanderò tante benedizioni che non avrai abbastanza spazio per queste cose. Quindi coloro che si impegnano a pagare le decime e che seguono fedelmente il loro voto scopriranno che Hashem è fedele anche nel riprovare i divoratori, i distruttori per il nostro bene. E nel benedirci, prosperarci in cambio. Vi vorrei, come si dice? Chiedere se state avendo problemi con le nostre finanze e se non state dando la decima, vi voglio sfidare. Ecco la parola che sto usando. Vi voglio sfidare a fare questo. Per un mese, due mesi, tre mesi, vedete come va con la vostra vita. Io non dico di mandare i soldi a me. Potete poi anche tenere. Io dico di dare la decima al Signore. Chiedete a Lui dove vuole che voi date questi soldi. Al vostro pastore o rabbino locale. Dove Lui dice. E poi noi una volta al mese, all'anno, diamo una decima della decima, cioè 10% di tutto quello che abbiamo fatto nell'anno, che abbiamo dato le decime. Nel caso abbiamo dato 2000 euro per tutto l'anno di decime. È una somma così che tiro fuori dall'aria. 10% di quei 2000 euro, che sarebbe 200 euro, lo do ad un ministero in Israele. E ogni anno preghiamo, chiediamo a lui dove vuole che diamo questa offerta. E ogni anno è diverso. Ok? Ogni anno è diverso. Quindi bisogna essere fedeli in questa cosa. Dice in Proverbi 3, versetto 9-10,
Onora Adonai con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. Così i tuoi granai saranno pieni di abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Ok? È importante, vi voglio sfidare a fare questa cosa. Se non stai andando bene, se non stanno andando bene con le cose con le vostre finanze, è perché c'è qualcosa che non quadra con quelle che voi state venendo insegnati dai cosiddetti pastori o altre persone che dicono che la decima non è più biblica. Ok? Come vi ho detto, Hashem è lo stesso ieri, oggi e domani. Non cambia la sua parola perché stai nell'era del 2021 o nel Nuovo Testamento. È sempre biblico. Ok? Ma non è per fare arricchire un pastore o qualcuno missionario. È per portare avanti il regno di Dio, di Hashem. Come fa ad andare avanti se non ci sono i fondi? Ci vogliono i soldi, purtroppo ci vogliono i soldi per fare andare avanti il lavoro in questo mondo caduto. E questa è la verità. La chiesa o una congregazione, quella che è una missione, non può crescere se non ha i fondi. E sì, si dice, si campa per fede. Sì, fede vuol dire anche fare ciò che va detto nella Bibbia. Ok? Adesso chiudiamo questo argomento perché ne abbiamo detto abbastanza. Adesso vorrei parlare di amore a prima vista. Questo è proprio un altro soggetto che mi piace molto di questa parasha. Giacobbe era innamorato di Rachele e disse, lavorerò per te 7 anni in cambio della tua figlia minore Rachele. Genesi 29, 18. Quindi in Genesi 29, Giacobbe incontra Rachele ed è amore a prima vista. Appena Giacobbe vede Rachele, la bacia, ovviamente qui sul guancio, non è che si faceva un bacio normale, che si fa come una donna che sposi, però dà un bacio, come in Arabia, come qui in Italia, si dà un bacetto sul guancio. È stato sempre così, un'usanza che viene da là. E poi piange, dicendole che è parente di suo padre. Giacobbe accetta di lavorare per suo zio Labano, o in ebraico Lavan, per 7 anni, in cambio della mano di Rachele in matrimonio. Ma sembra che siano passati solo pochi giorni a causa del suo grande amore per lei. In sostanza, la trama si infierisce quando Labano inganna Giacobbe facendogli sposare la sua primogenita Lea invece di Rachele. Quindi, fino ad oggi, abbiamo un'usanza ebraica che continua chiamata Bedeken Kala. Ed è molto divertente, che significa controllo della sposa. Per controllare se sia la donna giusta, prima di ogni cerimonia nuziale ebraica, gli uomini portano lo sposo per sollevare il velo della sua futura sposa, non sarebbe sposo, no, in modo che possa verificare che sia la sposa giusta, la donna giusta, e che nessuno gli abbia tirato addosso gli ha fatto un lavano, come si dice. Ok? Quindi molto carino questa usanza che viene ancora fatta oggi. Poi parliamo di semina e raccolta, cioè ciò che seminiamo, raccogliamo. In Genesi 29, 25 sta scritto: cos'è questo che mi hai fatto? Ti ho servito per Rachele, vero? Perché mi ha ingannato? Mentre possiamo mettere Giacobbe nel ruolo della povera vittima, ingannato, possiamo anche riconoscere che una legge spirituale è in azione qui. Giacobbe, il cui stesso nome può significare un ingannatore, oltre talone, indusse Isacco, suo padre, a pensare di essere Esau, in modo da poter ricevere la benedizione del primogenito. Poi aveva proprio comprato il posto di primogenitura da Esau con la zuppa, dicendo: io ti do la zuppa, mi devi dare tu la tua primogenitura. Due volte
ha fatto inganno. Quindi è in modo simile, Lavano inganna Giacobbe sostituendo Lea a Rachele durante la cerimonia del matrimonio. Sembra che Giacobbe stesse raccogliendo ciò che aveva seminato. Ha ingannato ed è stato ingannato. Le nostre azioni sono come i semi che seminiamo. Così come le mele crescono dai semi di mela, noi raccogliamo tutto ciò che seminiamo, sia per bene o nel male. Qualunque cosa facciamo agli altri, raccogliamo una raccolta di quell'azione. Questo è vero, l'ho visto sulla mia vita. Ritorna su di noi nel bene o nel male. È una legge. È una legge. La legge delle semina e della raccolta. Yeshua stesso, Gesù, confermò questa legge quando disse che come noi diamo, così ci sarà dato. Luca 6,38. Dai e ti sarà dato. Ti verseranno in grembo una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, poiché secondo il tuo metro di misura sarà misurato a te in cambio. Ok? Quindi conosciamo tutti questo principio. Nella lingua comune diciamo che ciò che gira torna, no? Quindi se diffondiamo bugie, inganni e altre cose cattive, ok, in un modo o nell'altro ci ritornerà. Oltre, se diamo amore, gentilezza e misericordia, riceveremo anche questi tesori in cambio. Ok, pazienza, eccetera, eccetera. Molto importante ricordare questo mentre siamo al lavoro, con le nostre relazioni di famiglia o altri amici o con quelli che non conosciamo. Ok? È importante ricordare che quello che fai oggi lo raccoglierai in futuro, sia anche fra un'ora, un giorno, una settimana, un mese, un anno, qualche anno, 20 anni, ma prima o poi ti ritornerà. Normalmente prima che dopo. Adesso vorrei parlare di Israele e la legge delle semina e del raccolto. Come si può, diciamo, applicare questo per i paesi di Israele? Dice in Abdia 1:15, il giorno di Adonai è vicino per tutte le nazioni. Come avete fatto, vi sarà fatto. Le vostre opere ricadranno sul vostro capo. Quindi la Bibbia rivela che la legge della semina e del raccolto si applica anche al modo in cui le nazioni trattano gli ebrei e la nazione di Israele. Anche voi che vi chiamate cristiani o credenti, se voi parlate contro Israele, anche se magari Israele può aver fatto delle cose, magari con cui uno magari non è d'accordo, ma Hashem ha scelto Israele, ha detto chi vi benedice sarà benedetto, chi vi maledice sarà maledetto. Non sono le mie queste parole, sono le parole di Hashem, di Adonai. Quindi nel primo capitolo di Abdia, Hashem dice che ciò che le nazioni fanno agli ebrei, a Israele, sarà restituito alle loro, sulle loro teste. Cioè, se hanno fatto del male, non sarà una buona storia per loro e diciamo che si può applicare a quasi tutte le nazioni del mondo. Per esempio in Israele magari i bambini vengono mandati a scuola e non si sa mai quando saranno colpiti da un attacco di missili. Ok? Raramente purtroppo viene riportato nelle notizie del mondo che i missili sono una realtà costante nel sud, specialmente nella parte vicino a Beersheba, dove Giacobbe aveva il suo sogno. E anche altre parti, a nord, per esempio, in altre parti di Israele è molto comune. Quindi la scrittura rende chiaro che coloro che si oppongono al diritto del popolo ebraico alla terra di Israele si stanno posizionando contro Hashem. Contro Hashem, contro Dio onnipotente. Per quelli di noi che, o non di noi, però che per quelli che gli ebrei che vivono nella terra di Israele, la terra scelta,
In scritture sulla protezione di Hashem sono veramente confortanti, sai perché, come sta scritto nel Salmo 34:7, l'angelo di Adonai si accampa tutto intorno a quelli che lo temono e li libera. Ovviamente tanti ebrei non credono né che esista Hashem, o tanti non interessa proprio di lui, ma lui ce la vedrà con loro in futuro. Noi siamo fiduciosi che Hashem sia per noi, noi ebrei, nella nostra lotta di vivere e rimanere nella terra che Lui ci ha dato. Cosa diremo allora in risposta a questo? Se Hashem è per noi, chi può essere contro di noi? Romani 8:31. Quindi vorrei parlare di maledizioni generazionali pure. Dice in Esodo 34, versetti 6 a 7, lui non lascia impuniti i colpevoli, egli punisce i figli e i loro figli per il peccato dei padri fino alla terza e alla quarta generazione. Meno male che non è più così al momento. Più tardi ha detto, ognuno sarà responsabile per il loro peccato, però può portare a queste maledizioni generazionali, quando magari nostro nonno, bisnonno o bisbisnonno ha fatto un peccato, magari abusava qualcuno sessualmente, faceva giochi, scommesse, no? Magari era un alcolizzato o un violento, ci sono tante cose, una lista è lunghissima. Idolatria, che ce n'è tanta nel mondo, specialmente qui in Italia con tutti i santi, la Madonna e tutte le cose, sono peccati che possono portare a problemi generazionali. Quindi c'è un altro problema che entra in gioco nella storia della vita di Giacobbe, la realtà delle maledizioni generazionali, cioè attraverso le generazioni dei patriarchi ci sembra essere un problema con l'inganno. È ovvio. Non sappiamo fino a che punto arrivi il peccato di inganno, ma sappiamo, per esempio, che Abramo chiese a Sara di presentarsi come sua sorella, invece di come sua moglie, per salvarsi la pelle. Nella generazione successiva vediamo lo stesso tipo di inganno. Proprio il figlio di Abramo, Isacco, presenta sua moglie Rebecca anche come sua sorella, per la stessa cosa. Il figlio di Isacco, Giacobbe, usò l'inganno per manipolare i propri scopi. In obbedienza a sua madre, Giacobbe si presentò come suo fratello gemello Esau al padre, che non poteva vedere bene, anzi era cieco, per ricevere la benedizione del figlio primogenito, in Genesi 27 della settimana scorsa. Quindi proprio come Isacco e Giacobbe hanno ereditato la benedizione dal loro padre Abramo, anche loro sembravano ereditare alcune delle sue tendenze peccaminose. Meno male che Hashem era con loro, li ha scelti, li amava e li proteggeva, nonostante questi modi di fare. Posso dire sulla mia vita, io ho fatto i miei pecchi, ne sono riconoscente e ho chiesto perdono e chiedo sempre al Signore di aiutarmi a seguire la sua retta via, ok? E mi ha scelto per tante cose bellissime, ma mica perché io sono buono, perché io sono un essere umano come tutti gli altri, come voi, come i miei vicini, ok? Però quando Hashem sceglie qualcuno, meno male che non ti pare con come quella persona si comporta sempre. Quindi, sebbene la parola di Hashem dica che i peccati dei padri saranno trasmessi alla terza o quarta generazione, dice anche che la sua misericordia si estende alla millesima generazione per coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Meno male. Questo sta scritto nel Esodo 34:7. Quindi uno dice, dov'è la nostra speranza? Sappi dunque che Adonai tuo Dio è Dio. Egli è il Dio fedele che osserva alla sua alleanza d'amore
per mille generazioni di coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Deuteronomio 7:9. Quindi che speranza abbiamo noi per noi se il nostro albero genealogico non è perfetto e sappiamo tutti che ha qualche rametto non buono e se i nostri antenati magari non avessero amato Hashem con tutto il loro cuore, anima, mente e forza e se avessero avuto un peccato proprio incredibile nella loro vita, come vi dicevo prima. Ora vediamo magari le stesse tendenze in noi stessi o magari nei nostri figli. Signore, la preghiera, la speranza abbiamo, se sappiamo di aver piantato volontariamente o per ignoranza qualche seme cattivo che sicuramente produrrà un raccolto di ingiustizia e conseguenze indesiderabili nelle nostre vite, la nostra speranza è in Yeshua, Gesù. Basta. Le mie speranze sono in Lui, perché io di sicuro non posso contare quante volte avrò fatto nella mia vita queste cose. Ognuno di noi può dire, se uno dice ma io sono una persona per bene, già lì devi dire e riconoscere il fatto che sei un peccatore o una peccatrice. Perché se tu pensi di essere una persona per bene, o dice come ho incontrato un signore l'altro giorno che dice io sono un uomo, una persona buona, io gli ho detto no, tu non sei buono, io non sono buono, ho detto siamo tutti peccatori, gli ho detto ma solo Gesù, Yeshua può salvarci, ho detto se credi in lui sarai salvato, quindi ho detto però nessuno può mai essere abbastanza buono per ereditare la salvezza, la vita eterna, gli ho detto proprio bene in faccia e lui ha detto hai ragione, è vero, quindi questo è un cuore pentito di una persona. L'importante è riconoscerlo. Quindi la nostra speranza, come vi ho detto, è in Yeshua, è nell'opera che lui ha completato con la sua morte e risurrezione. Quando Yeshua fu crocifisso, indossò una corona di spine sul proprio capo. Quelle spine erano il prodotto della maledizione risultante dalla ribellione peccaminosa dell'uomo contro Hashem nel giardino dell'Eden. Genesi 3, 17 a 18 sta scritto: maledetto il suolo per causa tua. Con fatica dolorosa ne mangerai tutti i giorni della tua vita. Essa produrrà per te spine e cardi e mangerai le erbe dei campi. Ma grazie a Hashem, signore e signori, fratelli e sorelle, che colui che non ha conosciuto peccato è diventato una maledizione per noi in modo che le maledizioni potessero essere spezzate nella nostra vita e nelle generazioni a venire. Questo in 2 Corinzi 5:21. Possiamo essere grati che quando lui ha indossato quella corona di spine in ebraico kotzim sulla sua testa, e fu appeso a quell'albero, cioè la croce, ha spezzato il potere di queste maledizioni generazionali. Sta scritto in Galati 3:13, il Messia ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando una maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque è appeso a un albero. Quindi è molto bello questo. Adesso vorrei andare a parlare di Yehuda, che sarebbe Giuda, che significa lodare Adonai. Nelle matriarche della nostra fede possiamo anche vedere maledizione generazionale all'opera, così come l'intervento soprannaturale di Hashem per conto loro. Sia Rachele che Sara erano sterili e avevano bisogno dell'intervento soprannaturale di Hashem per concepire. E proprio come Sara, Rachel complicò la situazione dando la sua serva a marito allo scopo di produrre un bambino per lei. Poiché nella cultura purtroppo medio orientale di quell'epoca, e alcune parti ancora,
La sterilità portava un terribile dolore e vergogna per una donna. Rachele chiese a Giacobbe di dare i suoi figli, cioè di dare i figli a lei, anche se il problema ovviamente non era con Giacobbe, perché Lea era estremamente fertile e stranamente, anche se dice che Giacobbe non amava Lea e fece parecchi figli con lei, non vorrei dire. Però non è proprio da noi voler incolpare qualcun altro per i nostri problemi. Hashem vide che Lea non era amata da suo marito, quindi sembrava compensarla con tanti figli. Pateticamente pensava con ogni figlio nato che forse suo marito l'avrebbe amata quella volta, in Genesi 29:32, per esempio. Però alla fine, con la nascita del suo ultimo figlio, andò oltre il suo dolore e lo chiamò Yehuda, che sarebbe Giuda, e significa che Dio deve essere lodato o ringraziato, dicendo: questa volta lo darò ad Adonai. Genesi 29:35. Lea ha finalmente imparato qualcosa con cui tutti noi dobbiamo fare i conti, che alla fine la cosa più importante è la nostra relazione con Adonai, e che dovremo rivolgere la nostra attenzione a lui e venire a lui con un cuore grato, pieno di lode e ringraziamento. In chiusura vorrei parlare di nuovo di Rachele e Lea, ed è una cosa molto particolare questa che sto per raccontarvi, e vorrei sentire anche dei vostri pensieri giù nei commenti. Ditemi voi che cosa ne pensate di questo. Voglio avere un po' di feedback da voi, per piacere, perché mi piace sentire le persone. E non so perché, ma non sentiamo tanti commenti. Non c'è bisogno di stare nascosti solo a vedere i video nostro, ok? Fate parte, partecipate in questa cosa, perché io non voglio solo io stare qui a parlare, se no io chiudo tutto, non faccio più trasmissione perché tanto è inutile. È bello poter condividere dei pensieri, ok? Io non sono soltanto rapino, anche io sono essere umano e ho bisogno anche di sentire da voi. Mi piacerebbe molto, anche a mia moglie, lei fa dei video fantastiche, stiamo andando un po' fuori pista, però c'è bisogno di dirlo, nessuno dice niente. Io lo trovo proprio brutto così. Ed è una cosa brutta che deve smettere di fare, dovete smettere di stare silenziosi e partecipate a quello che viene trasmesso, perché è bello anche condividere un pensiero, anche per una domanda magari. Ok? Quindi, per favore, fateci dei commenti. Fate un like, mi piace sul video, quello che volete, però fateci sapere che ci siete, che ci siete. Non siete solo lì a vedere, basta. Ok. Adesso, quando Giacobbe prese il primogenitore della benedizione di Esau, ottiene più di quanto si aspettasse. E voi state dicendo come? Due mogli. E come è successo? Labano ebbe due figlie, Rachele e Lea. Lea era più anziana, la più grande. Ma la Torah ci dice che aveva occhi deboli, sai quando ci sono gli strabici, no? Rachele invece era bellissima. Cosa significa che lei aveva degli occhi deboli? Sappiamo che cosa vuol dire. Ok, uno punta di là, uno qua. Però c'è un altro pensiero. La parola ebraica tradotta qui come debole può anche significare delicato, tenero o morbido. Alcune traduzioni lo intendono nel senso di occhi belli. Non lo so che cosa vorrebbe dire, però in tal caso la Torah direbbe che lei aveva degli occhi bellissimi, ma Rachele aveva una bella figura e un bel viso. Lei aveva degli occhi bellissimi, ma non era attraente come era sua sorella. C'è Rashi, e qualche volta è interessante vedere che cosa diceva questo signore, anche se tante cose sono un po'
strani, però è interessante vedere un po' che cosa, come lo pensava. Lui spiega che gli occhi di lei erano deboli perché pensava di essere destinata a sposare Esau, il fratello più grande, Giacobbe, e quindi piangeva costantemente. Ovviamente non sta scritto questo nella Bibbia, è solo un pensiero di questo Rashi. Quindi solo perché lo cito non vuol dire che lo penso pure io così. Io lo prendo letteralmente, che aveva gli occhi strabici. E basta. Quindi, però questo è il pensiero. Credeva di essere destinata a sposarsi con Esau. Piangeva perché tutti dicevano, guardate, Rebecca ha due figli e Labano ha due figlie. La maggiore sposerà la maggiore, cioè la più grande sposerà la più grande e la minore si sposerà con il minore. È quello che dice Rashi su questo passo biblico. Questa probabilmente non è la vera ragione, come sappiamo, per gli occhi deboli di Lea, ma solleva un punto molto interessante. Supponiamo, o sappiamo, che Esau sposò ragazze cananee, cioè che erano idolatre, eccetera, eccetera, del popolo di Cananea, proprio contro il desiderio della madre e del padre, e anche contro quello che diceva Hashem di non sposarsi fra questi popoli. Quindi sappiamo che sua madre e suo padre avrebbero preferito che si sposasse diciamo, all'interno della loro grande famiglia Abramo. Lei sarebbe stata la scelta logica per lui. Ma sembra naturale che il primogenito avrebbe sposato la figlia primogenita e il secondogenito la secondogenita. Quindi Giacobbe si innamorò della secondogenita Rachele, ma legalmente aveva già preso la posizione di Esau come primogenito della famiglia quando lui acquistò la primogenitura di Esau. E questo posso magari capire, magari sono d'accordo, perché non si sa mai se Esau non avesse fatto lo sciocco, venduto la sua primogenitura, chissà come sarebbe andata la cosa. Lea era quella che Hashem aveva scelto per essere la moglie del capostipite della benedizione abramatica. Quando Giacobbe prese quella posizione da Esau, acquisì inconsapevolmente magari anche Lea. Giacobbe ha lavorato per 7 anni per pagare il prezzo della sposa per Rachele, ma la loro prima notte di nozze Labano scambiò di nascosto le sue figlie. Ha travestito Lea da Rachele, proprio come Giacobbe si era travestito da Esau per ingannare Isacco. Il trucco ha funzionato e Giacobbe ha sposato accidentalmente Lea. Labano ha cambiato le sue figlie la prima notte di nozze semplicemente per ottenere altri 7 anni di lavoro da Giacobbe. Quindi a seguire lo scambio non sarebbe stato difficile perché nell'usanza del mondo antico la sposa sarebbe stata completamente velata e in abiti stravaganti, è irriconoscibile. E ancora oggi, in questi giorni, ci sono tanti posti dove viene anche praticata questa cosa. Il suo svelamento sarebbe avvenuto soltanto nella camera nuziale e nel buio. Quindi molte comunità ebraiche, come vi dicevo, ancora oggi hanno la tradizione di velare completamente la sposa il giorno del suo matrimonio. Però lo sposo può sollevare il velo appena prima della cerimonia per assicurarsi di sposarsi la ragazza giusta. E posso capirlo, magari può succedere in alcuni posti che magari qualche inganno può essere fatto. Quindi il matrimoniale, cioè il matrimonio accidentale di Giacobbe con Lea, è un buon esempio di come Hashem però lavora nelle nostre vite. E come sta scritto, tutto inusato per il bene di coloro che amano Hashem
e che sono stati scelti da lui. Ok? Quindi facciamo progetti, sogniamo sogni bellissimi nella nostra vita e ci impegniamo per realizzare determinate cose. Allora, i nostri piani vengono frustrati, i nostri sogni si annullano e ci troviamo lontani, magari dai nostri obiettivi originali. Ma questo non significa che Hashem ci abbia abbandonato. I vostri piani per la vostra vita potrebbero non essere necessariamente i vostri piani. Hashem potrebbe tentare di elaborare qualcosa di eccezionale nella vostra situazione che magari non vi sareste mai aspettato. Posso dire sulla mia vita che è così. Quindi attraverso Lea, per esempio, Giacobbe generò Giuda e Levi, che a loro volta generò la linea della monarchia davidica e il sacerdozio aronico. Poi dalla linea davidica viene il nostro Salvatore, il nostro Messia, Yeshua. Ok? Quindi non ha mai avuto intenzione di sposarla, ma la grandezza spirituale di Israele è arrivata attraverso Lea. Poi se andate a vedere questo parasha, parla del fatto che Rachele, prima di andare via dal padre con il suo marito, lei va e ruba tutti gli idoli che sono nella tenda del padre Laban e li nasconde. E sta scritto che Laban li va a trovare, va a trovare questo Giacobbe e le sue figlie, dire: cosa hai fatto? Sei andato così, senza nulla, mi ha imbrogliato, ho fatto questo e quello, e qualcuno vi ha derubato i miei idoli. Giacobbe non sa niente di questa cosa, e dice: beh, io non ho niente, quindi chiunque abbia, se tu trovi una cosa fra di noi che sia di tua, quella persona non vivrà. Vedrete nella prossima parasha che cosa succede con Rachele. Purtroppo è una storia abbastanza triste, però quello che lui ha detto si avvera. E sapremo questo la settimana prossima. Vorrei invitarvi adesso, per chi non ha mai fatto, di accettare Yeshua come vostro Messia. Se avete domande di come può essere, se tu sei ebreo o ebrea, noi abbiamo un libro che per voi è gratuito, si chiama Isaia 53 spiegato. E si spiega come che Isaia 53 punta a Yeshua come Messia. Basta che cliccate giù nelle descrizioni di questo video, o se state ascoltando su SoundCloud, i contatti, ci mandate il vostro nome, indirizzo e noi vi manderemo questo libro gratuito, non vi costa niente. Un regalo per voi, ok? Se tu sei pronto, pronta a accettare Yeshua come vostro Messia, perché, come sta scritto, chiunque crede in lui sarà salvato, salvata. Poi lui dice: io sono l'unica via alla salvezza. Ok? Non c'è un'altra via. Non ci sono abbastanza mitzvot da fare nella tua vita per ereditare il regno di Dio, per avere la vita eterna. Niente. Tutti hanno peccato e per questo peccato tutti sono destinati a spendere l'eternità nell'inferno, se non si accetta Yeshua come Messia. E questa è la verità. Se volete accettarlo adesso come vostro Messia, vi invito a dire questa preghiera insieme a me, con il vostro cuore, credendo veramente che lui sia il figlio di Adonai, di Hashem, e che lui è morto e risorto per i nostri peccati. E tra poco tornerà. Questa è la preghiera. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Asher Natan Lanu Eterech a Yeshua B'Meshiach, Yeshua. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'Universo, che ci ha dato la via della salvezza in Yeshua, in Messia. Se avete qualche commento, qualcosa da commentare, vi chiedo di commentare. Se volete contattarci magari con delle domande un po' più profonde, c'è il contatto sotto. Io voglio sentirla a voi, signori e signori. Voglio veramente sentirla a tutti voi che ci ascoltate, ci guardate. Fatevi vivi, dai! Perché questo è bello. Condividere l'uno con l'altro. Un po' di pensieri, un po' di domande, quello che volete. Se avete bisogno di aiuto, ok, aiuto emozionale, aiuto, qualsiasi aiuto, c'è la Rebezin Gabriella, mia moglie, che è un counselor esperto. Ok, qui in Italia è riconosciuta counselor esperto e ha un sito, si chiama Mahasesh.tikva, e troverete anche lì sotto, nella descrizione, un link per questo sito. E lei offre counseling per tutti coloro che hanno avuto subito qualcosa di brutto nella vita, sia nel passato, sia adesso, su base biblica. Ok? Non è niente basato su tutta questa roba New Age, ok? Tutte queste cose del mondo. È proprio basato sulla Bibbia. Quindi c'è quello. Se avete desiderio di aiutarci con il nostro ministero, abbiamo bisogno di aiuto. Tutto quello che facciamo lo facciamo gratuito, con amore, e quindi non chiediamo nulla. Però se avete desiderio di aiutarci in qualche modo, c'è un link proprio anche in fondo per sostenerci. Se questo ministero vi sia di benedizione, vi possiamo chiedere anche un po' di aiuto, perché come vi dissi prima, non abbiamo lavoro. Questo lo facciamo pieno tempo, al momento. Quindi vorrei chiudere questo tempo insieme a voi con le benedizioni aronica. Yevarechecha Adonai Berishmerecha Yaere Adonai Panavelecha Vichonecha Yisa Adonai panav elecha b'shem lecha shalom. B'shem Yeshua HaMashiach sarà shalom shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore levi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Messia, il principe della pace. Shalom. Grazie di tutto, a tutti e Shabbat Shalom.